Alma, 108 anni, il 21 settembre prossimo. Quindi, signora Alma, è emozionata? È emozionata, signora Alma? Sì, sì, è molto emozionata. È emozionata, signora, molto emozionata. Sì, sì, sì. No. No, nella vita ne ha viste. Eh? Sono tanti i miei anni. 107. Quindi il suo elisir, il segreto è mangiare, bere e cucire. Ha fatto la spagnola lei? No. Cioè non l'ha fatta, l'ha fatta ha vissuto, vissuto nel periodo vissuto, della spagnola, quindi lei, bimba, ne ha, sì. Lei ne ha viste di cotte e di crude, la guerra, due guerre, quindi questa non si sarebbe mai aspettata questa pandemia, questa malattia lei non l'avrebbe mai immaginata. Ecco, il nipote, vero? Vogliono sapere. Sì. Allora, signora Alma, sì. Lei ha un segreto, ha detto. L'elisir di lunga vita sua è il cibo, mangiare e bere. Mangiare, lei segue una dieta mediterranea o qual è il suo piatto preferito? Come si mantiene? Quello che ti piace di più da mangiare. Cosa mi piace? Il cotechino? Il cotechino, vero? È il cotechino, vero? Sì. L'elisir di lunga vita è il cotechino, siamo cremonesi. Sì, cioccolato, sì. Amaro? Amaro. Amaro, che fa bene. Quindi è una dieta che funziona benissimo perché... Sì, sì. E poi le ha detto anche bere. Cosa beve? Un goccino di rosso, di bianco? Sì. Tutte e due? Tutte e due. Rosso e bianco. Sempre le dosi devono essere moderate, però questo è il suo desiderio di lunga vita. Alla faccia della dieta mediterranea, sì, sì. La consiglieremo sì. A tutte le persone over 80. Poi quando ci vengo ci devo venire pure per lavoro, quindi proprio una buongiorno signora. Buongiorno. Si chiama di nome? Spotti Maria Luigia. Si chiede l'età, è una over 80. 84, lei ne il mese prossimo. Quindi ancora 83. Sì. Si è vaccinata. Tra 3 settimane lei ritornerà, sì. Per il richiamo. E teme qualche controindicazione, ha paura? No. Lei fa anche il vaccino anti-influenzale? Sì, è ovvio. Molto, Elisa. Quindi contenta, oggi? Sì, sì. Prima giornata di campagna vaccinale per gli over 80. Sì. Non vedeva l'ora? Avevo piacere farlo. Aveva piacere farlo. È ottimista adesso? Sì, insomma. Speriamo questa battaglia, speriamo che sia finita con le vaccinazioni. Speriamo. Io consiglio da farli a tutti. Da farli a tutti. Da farlo senza nessuna preoccupazione. E signora? Vivi come Livorno, Paolo. Paoli, età? 82. 82 anni, ha fatto il vaccino? Sì. Finalmente? Finalmente. Adesso si apre una nuova vita? Sì, posso andare ad essere lunga e anche salutare la gente che prima andava a testa bassa. A testa bassa. Come lo ha prenotato? L'ho prenotato tramite una farmacia e poi stamattina mi hanno chiamato che c'era opportunità di farlo e allora siamo arrivati di forza perché finalmente insomma... Finalmente? Se ne andiamo fuori, via. E tra 3 settimane ritorna a sì, quasi 20 giorni. Monsignor Bosio, canonico della cattedrale. Quanti anni ha? Io compirò il 15 marzo 86 anni. 86 anni. Ed ecco la sua sorella. Sua sorella questa si chiama la signora? Fiorella. Bosio. Più giovane? No. Io ne ho 88. 88. Avete prenotato lunedì, martedì? Oggi. No, la prenotazione... Sì, ho prenotato quando è che ieri avete prenotato. Avete prenotato ieri e già oggi siete... Attraverso la farmacia, il medico di base o il computer? Attraverso la farmacia. Bene. Arnoldi? Posso chiedere l'età? Io a maggio compio i 90 anni, 7 maggio. Il 7 maggio 90 anni e finalmente fate il vaccino. Sì, sono contenta di averlo fatto perché sono cose da fare e sono stata volentieri a vedere, sono venuta. Quando l'ho prenotato? Lunedì o ieri? Ma mia figlia l'ha prenotato qualche giorno fa, però mi ha chiamata questa mattina e sono diventata subito. Lei abita in città? Sì. No, a Isola Dovarese. A Isola Dovarese. Contenta, lei... Sono contenta di averla fatto. È più serena, è più tranquilla. Certo, sì, per caso mi vengono i nipoti,
almeno sono preparata fino adesso, dovevo non stare fuori dalla porta e salutarmi, nonna, ciao ciao, non possiamo entrare. Adesso ho fatto l'altro vaccino, devo venire tra 3 settimane. Sì, tra 3 settimane, l'11 marzo veniamo a fare la seconda dose. Molto bene. E dopo finalmente riabbraccerai. Sì, sì, volentieri, cara. Bene. I miei nipoti sì, li voglio tanto bene. Bene. Quindi a 90 anni lei può lanciare un messaggio alle persone che sono un po' indecise? Magari non vogliono vaccinarsi, hanno timori? Tutti uguali non siamo, però c'è una cosa da fare, fatela, facciamola, perché per evitare tante robe, per noi e per gli altri. Esatto. Io la faccio per se volentieri. Stessi e anche per gli altri. Sì, 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 sì. Anzi, ne do un altro messaggio. Aiutiamo quelli che fanno la ricerca per fare tutti questi vaccini che ci curano. Grazie. È importante. Che li aiutano. Grazie, buon rientro. A Isa. Buon lavoro per grazie, le altre. Arrivederci, buon lavoro. Non ci, non ci pensavi a 90 anni. Ciao! Muoro, sei stata bravissima, hai parlato benissimo, bene voi, ciao!